Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Centro. Due a parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata che abbiamo ucciso Maero e quindi ucciso tutte quante le gang presenti in questa città. Ci manca solo un ultimo grande nemico, la Ultor. Vediamo che cosa hanno per noi. Una presentazione, eh? As many of you know, the restoration of I sottotitoli. Success, but that was just the beginning of what Ultor has. È solo l'inizio, ok. This is Shivington. Once a pristine set of tenement homes, this neighborhood has evolved into a dangerous ghetto filled with undesirables such as these. Now, I'm sure a lot of you are wondering, ugly buildings, unwashed masses, what the hell is Ultor thinking? My friends, we are thinking about the future. Picture certo. Glass towers, clean streets, and no one below the poverty line trying to wash your car. Impossible? For a lesser company, maybe. Now, I'm not here to make idle promises or vague predictions. No offense to all of you politicians out there. No, I'm here to show you how we're going to do it. Now, obviously, before we can remodel Shivington, we need to own the land. So how do we do that? By directing the gangs towards Sunnyvale, not only are certo, ci mandano noi, eh. Tractors, we are lowering the property value as well, which means when we buy the land, the savings get passed on to you, the stockholders. The gangs cripple each other. We direct funds to the Stillwater Police Department, they increase police presence, and pretty soon, all those nasty little gangbangers are gone. Crime stops, property value goes up, and now your population looks like this. Certo, come no. Quindi facciamoci ammazzare a vicenda e poi noi arriviamo e mettiamo le mani su tutto, eh? Certo, Ultor, certo. Ma senti un po', e se io ti dicessi col cavolo? Ma poi perché il segnalino proprio in mezzo alla fontana? Non potevi tipo metterlo qua? No, in mezzo alla fontana. Eccoci qua. Ultor, io ti dico no invece. Cercando lo scontro, eh? Il team Masako? Beh, voi non avete idea con chi avete a che fare. Ma dai, ma ci sta provando con me la tipa? Non si può mai vivere tranquilli. Occhio, attenzione. E niente, morta, mi dispiace. Ah, quanta birra sprecata. Beh, non è che va proprio così l'alcol, eh. Cioè, l'alcol è infiammabile, sì, non esplosivo. Va bene tutto, però... Avete scelto la persona sbagliata come nemico. Mi dispiace. Ho talmente tanti soldi che le munizioni non sono più un problema. Adesso ti... Porca... Cambia la l'arma. Ah, tra l'altro, aspetta. Posso ricaricarmi le munizioni dai vostri cadaveri. Meglio ancora, grazie. Ma c'è un cadavere che è clippato malissimo, guardalo. È a Gardaland, si sta divertendo tantissimo. Oh, ore, oh, 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 Gardaland. Oh, poveraccio, adesso vengo giù e vi ammazzo tutti. Ecco fatto. La vostra stupidissima squadra è morta tutta, vedo. Ma che tra l'altro stanno anche sparando contro i poliziotti? Ma che siete scemi? Ah no, stava sparando contro la mia tipa qui. Tra l'altro non sono riuscito a rispondere al telefono. Minchia. Tu con me, forza. Sì, ho un secondo. Sali? I'll take care of it.
Ok, dove dobbiamo andare prima? Dobbiamo andare a salvare Pierce e Shondi, ok. Beh, questi vogliono la guerra, è molto palese. In ogni caso, meglio non stare da soli in queste situazioni. Meglio andare in giro preparati e con qualcuno. Eh certo, spingimi pure, tanto questo veicolo è già letto. Ah, aspetta! Pensavo che il minigun fosse fisso, invece posso girarlo, perfetto. Dai! Ecco, fatto! Poliziotto 1 andato. Non riesco però a muovermi come vorrei. Sto veicolo è buono. Mi hanno appena sparato con un lanciarazzi. È buono, sì, ma è lento da far schifo. Perfetto, poliziotto 2 andato. Oh, blindati! Ecco fatto. Scendiamo e andiamo a fare cambio con quello della SWAT. Ai ai ai, calmi. Sali, sali. Dall'altra parte. Porca puttana. Troppe macchine. Sali, forza, forza. Mi dispiace, amica. Ti devo lasciare lì. Ma porca puttana. Anche i camion ci mancavano ora. Quando è apparso questo secondo giro di SWAT qui? Ecco fatto, grazie di avermi spinto, mi raccomando. Sempre così vi voglio, Porca, sto veicolo, porca miseria, sarà anche potente perché c'è il mitra e tutto il resto, ma è ingestibile, è veramente ingestibile. Basta veramente una macchina della polizia per farti fare tutto sto casino. Porca troia, allora fermi tutti. Ecco fatto, beccatevela tutta. Si è stronzo. Maledetti. Pure l'elicottero. Dov'è? Eccolo là. Beccatelo. Stronzo. Allora, fermi tutti. Il primo è qua vicino. Sarà Pierce o sarà Shondi? È Pierce, perfetto. Pierce, resisti che vengo a salvarti ora. Ecco fatto. Allora, minigun. Grazie Maero del tuo regalo d'addio. Ecco fatto. È vivo Pierce? Non ho visto. Sì, è vivo, perfetto. Erano andati a prenderlo sotto casa. Ah no, è appena uscito lui. E si è fatto una risata. Vabbè, Pierce. Pierce, forza, sali. Dobbiamo andare a salvare Shondi. Che tra l'altro mi sa che questo furgone qui non va bene dopo. Dovremo cambiare anche macchina. Shondi è un po' più in culo al mondo. Grazie di avermi spinto di nuovo. Ora. Se non ti spiace. Anche l'FBI, Oh, mitra incorporato, ma precisione pari a zero, E anche la potenza di fuoco in realtà. Madonna mia! Che nervosismo! Che sto furgone di merda veramente non serve a niente. Dobbiamo rubare una macchina. È l'unica soluzione. Oppure una moto. Sarebbe una soluzione avere una moto. Sarebbe molto più veloce. Dove siamo finiti? Ah, Pierce. Si è quasi caduto in testa. Pierce, vieni che dobbiamo fare il giro ora. Appena sti stronzi decidono di starsene un attimo fermi. Ecco fatto, Dio mio. Scappa Pierce che sta per esplodere. Ecco fatto. Pierce, mi dispiace ma qua ce la dobbiamo fare a piedi. Ecco fatto, elicottero. Dato. Ecco fatto, forza, forza, forza. Nel macchinone dell'FBI, tutti e due. Santo cielo. Meglio mettere... che bello. Ci fosse mai una volta che abbiamo una merda di auto che non abbia le ruote bucate, Ah, che tra l'altro sta di nuovo per esplodere.
non so chi mi abbia spinto, ma ha fatto benissimo. Allora, solita mossa evasiva. Ecco, fatto. Via di qui che quella macchina sta per esplodere. Forza. No, anche questa stava per esplodere, esatto. Dai, tirati su, dai. Che non ti sei fatta niente. Sì, c'era un poliziotto che mi stava inseguendo con lo spray peperoncino. Guarda, perché ti sei messa in mezzo, cretina? Tirati su, dai. Sta per creparmi. Pierce, dov'è? Pierce, dove sei? Pierce, dai. Dico sempre che sei bravo in fondo. Su, non mi far pentire di quello che dico. Ecco fatto, forza, di nuovo tutti e due sul coso dell'FBI, forza. Dov'è la tipa? Dai. Bravissima, sali in macchina. Oh, ci fosse una porca miseria di volte in cui abbiamo una macchina con le ruote che non siano bucate. Santo cielo. Ci fosse una singola volta. Vabbè, sono bucate tutte e quattro, almeno non sbandiamo, almeno quello. Guardali che cercano di farmi sbandare in tutti i modi, come se già questa macchina fosse stabile. Ce l'ho visto. Spacco la faccia a tutti appena riesco un attimo ad avere un secondino di pace, Spacco la faccia a tutti. Neutralizza il furgone. Senza porca. Col furgone tanto non andava bene. Pierce, in macchina, forza. Mi dispiace per la tipa. Abbiamo di nuovo le macchie bucate, benissimo. Le macchie e le gomme bucate. Ci fosse una volta veramente riusciamo ad avere una macchina con delle gomme integre. Pierce, qua ti tocca a fare a te. Via. Madonna mia. Tu, dammi quella merda di macchina, forza. Perché sono dietro io? Forza, forza. Dentro quella macchina, tutti quanti. Forza, dov'è Pierce? Pierce, dove sei? Su, in macchina. Puttana, dobbiamo inseguire quel furgone ora. Ehi, sta andando lontanissimo. Però perlomeno non c'è più nessuno che mi insegue per qualche ragione. Per qualche ragione tutte le stelline sono scomparse. Non so perché e non so come mai. Eccolo. Bastardi. Dannazione. Forza, dobbiamo fermarlo. Non dovete distruggerlo, mi raccomando, dovete solo fermarlo. Madonna, speravo di mettergli quel furgone qua davanti per bloccargli la strada io. Ecco qua. Oh, per fortuna. È andata bene. Cercando lo scontro. I liked Ultor a lot more when they just made clothes. What you do to piss these guys off? Fuck if I know. Yo, I signed on for killing gangbangers, not fighting some SWAT team from hell. Don't worry about it, Pierce. We'll take care of it. The fuck you mean, don't worry about it? These guys are packing space. Anche noi. Hey, Shondi, you date anyone who worked at a place called the Pyramid? Una volta sì. No. For real? All right. You two find out whatever you can about this place. I want to take these assholes apart. Questo è un piano. Beh, questo è stata abbastanza difficile come missione. È stata, non lo voglio negare, un po' difficilotta perché è veramente polizia da tutte le parti, Ultor, lanciarazzi, lanciamissili, lanciagranate, lancianonne, tutto c'era. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!